serie bwin, tutti i colori della passione. Nella 22esima giornata di Serie bwin, prima di ritorno nell'anticipo del San Francesco d'Assisi di Nocera Inferiore, di scena il quasi testa a coda tra Nocerina e Sassuolo. Nocerina con la novità in panchina di Salvatore Campilongo, che sostituisce Auteri e si affida ai 5 nuovi acquisti di gennaio nella formazione titolare, Concetti, Parola, Rea, Giugliato e Mingazzini. Nella Sassuolo, terzo in classifica, Fulvio Pea lascia fuori il bomber a Sansone, schiera in attacco Salvatore Bruno con Missiroli a supporto, arbitra Di Bello di Brindisi. In questo anticipo, come detto, della 22esima giornata, subito un corner pericoloso con questo colpo di testa di Di Maio. La Nocerina, rivediamo il replay, c'è il salvataggio prima del portiere Pomini e poi libera Magnanelli evitando il peggio, risponde subito il Sassuolo sul fronte opposto, Missiroli, Bruno per Valeri, la sua conclusione deviata in calcio d'angolo per la formazione del Sassuolo, quindi primo azione d'attacco pericolo sulla ribattuta, è ancora Valeri che dal limite lascia partire questo tiro che va a terminare fuori misura, conclusione del centrocampista australiano, insiste con questa punizione calciata comunque malissimo da Terranova, la squadra emiliana. E tutto Sassuolo, Missiroli apre per il cross di Bianchi, colpo di testa di Bruno fuori misura da ottima posizione, rivediamo ancora l'ottima incornata di Bruno che non inquadra lo specchio della porta, insiste la formazione ospite, ancora Bruno che va a concludere, c'è la chiusura su di lui di Rea, libera poi la difesa della Nocerina, ancora un corner per gli ospiti, prova la girata al volo Bianco, pallone nuovamente che non c'entra lo specchio della porta, sul fronte opposto si rivede finalmente la Nocerina, cross di Farias sul fondo, non ci arrivano né Plasmati né Bolzan. Chiusura di primo tempo con il Sassuolo in attacco, colpo di testa di Missiroli e salvataggio da parte di Concetti sul colpo di testa dell'ex giocatore della Regina, con cui si chiude di fatto il primo tempo. Nella ripresa si riprende sotto la pioggia e subito in attacco il Sassuolo con Consolini per Missiroli che manca clamorosamente l'aggancio da ottima posizione. Girandola dei cambi entra Castaldo, bomber della Nocerina, 8 reti in campionato, fuori Plasmati. Ma è ancora Sassuolo con Consolini per Valeri, conclusione di sinistro dal limite di poco alta sopra la traversa per il giocatore del Sassuolo che reclama poi una deviazione. In campo anche Gianluca Sansone, 11 gol nel Sassuolo, Pea gioca la carta del suo bomber. Calcio di punizione, Magnanelli in mezzo, Missiroli prova a staccare di testa, manca la palla che va a terminare sul fondo. Punizione alla mezz'ora. Per Sansone prende la mira, tiro di sinistro ed è il gol del vantaggio, in fila Concetti, 12° centro per Gianluca Sansone, una stagione indimenticabile per il giocatore del Sassuolo, il suo tiro teso si infila sul secondo palo battendo Concetti, sblocca il risultato ad un quarto d'ora dal termine. La Nocerina prova a reagire ma combina poco, Farias, Gherardi e poi il tentativo di girata di Castaldo, un tiro debole, nessun problema per il portiere del Sassuolo Pomini, si vede ancora il Sassuolo, Sansone prova di sinistro, questa volta conclusione debole e centrale, nessun problema neanche per il portiere Concetti. Finisce qui quindi la gara con l'ottava sconfitta interna per la Nocerina, vola invece il Sassuolo, sesta vittoria esterna che vale il primato provvisorio in classifica quota 43. In attesa delle gare di Torino e Verona.